Siamo col capogruppo di Forza Italia, Mauro Febo, benvenuto alla nostra rubrica Incontro Con, è un piacere per noi averla qui. Siamo senza mascherina perché abbiamo rispettato il distanziamento. Allora, lei è un politico italiano, è stato assessore comunale, presidente della provincia, assessore regionale e ad oggi capogruppo di Forza Italia. Lei vive a Chieti, dove svolge la professione di ragioniere tributarista e quest'anno festeggia un evento molto importante, 40 anni di libera professione, quindi complimenti. Inoltre è sposato da una figlia ed anche un nipotino. Quindi Lorenzo. in questa occasione di incontro con facciamo anche un po' di gossip. Allora, per quanto riguarda l'attività politica, sin da giovanissimo mostra una passione per la politica, militando dapprima nel movimento giovanile Fronte della Gioventù e 3 anni più tardi nel Movimento Sociale Italiano, del quale diventerà dirigente comunale e provinciale. Nel 1995, con la svolta di Fiuggi, aderisce ad Alleanza Nazionale, entrando a far parte della segreteria regionale. In tutto questo percorso, diciamo, come è nata la passione per la politica? Ma non lo so se è un fatto di famiglia, un fatto, io sono figlio di commercianti, quindi insomma, nel nostro negozio si parlava di politica o insomma, miei nonni, qualche zio che insomma, si sono sempre occupati di politica e quindi mi hanno trasmesso questa passione, insomma, negli anni soprattutto poi nei primi anni 70 dove c'era ancora il muro di Berlino, c'era ancora lo scontro tra la destra e la sinistra e quindi insomma, si è accesa questa fiammetta che poi ci siamo portati e ci continuiamo a portare insomma, negli anni. Oltre alla politica, c'è qualche hobby che coltiva nel tempo libero? Sempre stato uno sportivo sin da ragazzo, insomma, facendo le attività, quelle che si facevano, insomma, che hanno fatto credo la maggior parte dei miei coetanei, molto, molto calcio, poi questa passione si è tramutata in anche partecipazione, perché insomma, quando prima lei ha ricordato i miei 40 anni di libera professione, insomma, poi qualcuno mi ha chiamato per, insomma, ad aiutare le società, sono stato dirigente della Chieti Calcio e sono stato dirigente della Chieti Basket, quindi mi è rimasto soprattutto in questo momento la passione per il basket che seguo insomma, in maniera assidua e mi piace peraltro, quindi oltre che la mia squadra del cuore che è il Chieti Basket, insomma, quando il Roseto negli anni passati andava, insomma, ha avuto sempre una grande importanza nel basket, il Roseto seguivo anche, andavo spesso anche a Roseto a vedere le partite. Come hobby, fino a qualche anno fa che avevo la forza, anche, insomma, anche un po' di calcetto. Adesso molto tennis che mi è sempre piaciuto, l'ho ripreso a distanza di anni e adesso lo faccio con molta frequenza durante la settimana. Peraltro, siccome è una passione che coinvolge anche mia moglie, quindi lo facciamo insieme. Quindi, oltre alla passione per la politica, anche una grande passione per lo sport e per la sua famiglia, con la quale condivide quindi poi tutte queste. Assolutamente sì, io sono sposato da 38 anni, a questi 38 anni vanno aggiunti altri 8 anni di fidanzamento, quindi 38 più 8 sono 46, anzi quest'anno facciamo 39, 39 più 8 sono 40, 47, ho 62 anni, quindi si immagini quanti anni che sono fidanzato, adesso sposato con mia moglie, veniva in classe con me dal primo al quinto ragioneria, al terzo ci siamo fidanzati. Quindi è un grande esempio E lavora con me allo studio, a quindi non c'è 360 gradi. E appunto. quindi lei è un grande esempio sotto tanti aspetti per i Io giovani. credo che quando in politica si dicono alcune cose, poi bisogna essere coerenti. Siccome per un uomo di destra, che io insomma, anche se sono in Forza Italia, quindi un partito di centrodestra, partito fondatore di centrodestra, mi considero un uomo di destra, tra i valori fondanti della destra c'è sicuramente il valore della famiglia e quindi mi sembra giusto che ci sia un comportamento conseguente. Non tutti dicono. Predicano bene e razionano male.
Assolutamente. Allora, per quanto riguarda invece le elezioni comunali, a seguito del 1993, a seguito della vittoria alle elezioni comunali di Chieti nel 93, che ha visto eletto uno dei primi sindaci missini d'Italia, Nicola Cuculo, Febbo riceverà l'incarico di assessore alle finanze, al patrimonio e al personale. Nella sua prima esperienza amministrativa e in concerto con le sue competenze professionali, riuscirà a risanare i conti dissestati del comune in soli 4 anni. Un lavoro grandioso. Sì, Immagino molto impegnativo. un bel lavoro che mi ha dato anche delle belle soddisfazioni perché credo che poi il passaggio successivo, quando sono stato candidato alla provincia, la città mi ha dato un grande riconoscimento, la città di Chieti, ma anche in generale la provincia. Io credo che a Chieti detengo un record assoluto. Quando mi sono candidato, ho preso il 64,40% dei voti. Cifra che non ha mai preso nessuno né prima e né dopo. Questo per un riconoscimento perché la città viveva un momento particolare, quello del dissesto, sono stati 140 miliardi di debiti di lire, allora erano lire, che in 4 anni abbiamo risanato e sono stato premiato nel 97 proprio dall'allora ministro Napolitano, che era ministro degli interni, per essere stato il primo capoluogo di provincia ad essere uscito dal dissesto. È stato un lavoro immane che però, insomma, ha tracciato diciamo, un percorso, per quanto mi riguarda, importante anche dal punto di vista professionale, perché quando fai quel tipo di attività, cioè entri in un comune dissestato e tu ti occupi del dissesto, praticamente tu sei, devi amministrare a 360 gradi, dall'urbanistica ai lavori pubblici, all'economato, ai tributi, quindi è stata un'esperienza completa che mi ha permesso poi, di andare avanti. Mentre per quanto riguarda le elezioni provinciali, nel 1999 viene candidato a presidente della provincia di Chieti, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Sfiora l'elezione già nel primo turno per poi realizzare la vittoria durante il turno di ballottaggio. La sua presidenza sarà caratterizzata dalla realizzazione di opere pubbliche con investimenti sulla viabilità e sull'edilizia scolastica e per aver prestato particolare attenzione ai rapporti con l'Unione Europea. Per tale impulso, l'attività amministrativa riceverà apprezzamenti anche dalle opposizioni, come da Franco Marini, che lo definirà pubblicamente il miglior amministratore che la destra aveva in Abruzzo. E questa è un'altra bella soddisfazione, che, insomma, Marini che purtroppo è scomparso qualche settimana fa, insomma, sono quelle belle soddisfazioni perché detto da una personalità di quel livello, di quel prestigio che dell'altra parte politica credo che siano soddisfazioni, credo che lo abbia detto sia per quel risultato raggiunto a Chieti con il superamento del dissesto, sia perché, insomma, la mia amministrazione provinciale insomma, è stata segnata da punti importanti. Noi diciamo, abbiamo fatto investimenti concreti, realizzato 210 milioni di euro di opere pubbliche in campo viario, in campo di edilizia scolastica con importanti traguardi insomma, lavorato molto ed era una delle prime esperienze che si faceva allora con la Comunità Europea. Non tutti gli amministratori, parlo delle province e dei comuni, sono abituati a lavorare con la Comunità Europea. Io invece ci ho investito molto e abbiamo avuto grandissimi risultati e l'esperienza maturata in quegli anni diciamo, lavorare sui fondi comunitari mi ha aiutato molto successivamente, sia quando ho fatto poi l'assessore all'agricoltura, sia adesso che ho fatto l'assessore alle attività produttive. Allora, invece poi, per quanto riguarda le elezioni regionali del 2008, candidato al Consiglio regionale abruzzese nelle liste del Popolo della Libertà, risulta il primo degli eletti con 10.000, con ben 10.324 voti. Verrà nominato assessore all'agricoltura, caccia e pesca dal neo presidente della Regione Giovanni Chiodi. Durante questa legislatura gli verrà affidato anche l'importante ruolo nazionale di coordinatore della cabina di regia permanente, costituita dagli assessori regionali di tutte le regioni del Mezzogiorno, presiedendo anche il tavolo di coordinamento del Parco della Costa Teatina. Ci vuole raccontare qualche aneddoto in particolare che ha caratterizzato il suo percorso? Ma diciamo che soprattutto l'incarico che lei ha riferito adesso di coordinamento è stato un riconoscimento che i miei colleghi allora mi diedero.
perché purtroppo noi venimmo eletti il 15 dicembre del 2008, siamo stati nominati assessori, la giunta Chiodi si insediò, se non sbaglio, il 27 giugno, gennaio del, 2000, del 2009, dopo 100 giorni di governo ci fu il dramma del terremoto dell'Aquila e i colleghi del tavolo del comparto agricolo che si riunivano nel famoso parlamentino del CPA, il coordinamento politico agricolo, il parlamentino dell'agricoltura, aveva la necessità di nominare un rappresentante per il centro-sud, delle 8 regioni del centro-sud, e in segno di rispetto per ciò che era accaduto all'Aquila mi diedero questa responsabilità, che è stata una responsabilità insomma importante, e questo mi ha permesso un ulteriore passaggio di confronto, perché abbiamo lavorato, chiaramente bisognava lavorare molto con la Comunità Europea, soprattutto perché si andava verso la chiusura del ciclo dei fondi comunitari, quindi ho dovuto lavorare molto sulla difesa dell'agricoltura dell'Abruzzo e del centro-sud, e in questo caso ho avuto anche come ministro, con cui mi sono confrontato e qualche volta scontrato tra virgolette politicamente, con l'allora ministro dell'agricoltura Zaia, che notoriamente tutti quanti sanno che tira per il nord, chiaramente io tiravo per il sud, e quindi insomma, però poi è nato un rapporto di amicizia con il ministro Zaia che è andato al di là della politica, anche addirittura di natura personale e familiare, e questa è stata una bella esperienza che, ripeto, mi ha portato ad un altro successo, credo importante. Quando si è parlato della nuova programmazione 14-20, la regione Abruzzo è stata l'unica, non in Italia, non le 21 regioni italiane, ma le 300 regioni d'Europa, è stata l'unica che ha aumentato la quota di versamento della regione della Comunità Europea. Noi prendemmo nella vecchia programmazione 382 milioni di euro, io sono riuscito a portare 432, cioè 50 milioni in più. Tutte le altre regioni hanno preso in meno, la regione Abruzzo prese 50 milioni in più. Questo credo dovuto proprio a questo scambio, a questa frequentazione, a quell'incarico di coordinatore del Sud, dove insomma ho dovuto fare da collante rispetto alle politiche anche nazionali ed europee, rispetto alle regioni del nord, rispetto a certe situazioni che si venivano a creare. Bene, proseguendo quindi per quanto riguarda il suo percorso, per quanto riguarda le elezioni regionali del 2014, lei viene eletto consigliere regionale di opposizione per le liste di Forza Italia, risultando nuovamente tra i più suffragati della coalizione, ricevendo l'incarico di presidente della commissione di vigilanza. Mentre nel 2019, alle regionali del 2019, il candidato della coalizione Marco Marsilio vince col 48% dei voti e lei con 5.553 preferenze viene di nuovo rieletto. Può pensare che sono diminuite? No, in termini assoluti certo c'è una diminuzione, in termini oggettivi io sono, diciamo, rispetto ai voti di lista ho avuto un incremento, perché nella prima elezione presi di oltre 10.000 voti, ma i voti di lista erano 55.000. Questa volta i voti di lista non sono arrivati. Quindi è tutto proporzionato. È molto proporzionato, perché insomma su 9.000 votanti Forza Italia prendere 5.500 voti credo che è una proporzione molto, molto maggiore rispetto all'altra. Infatti. E poi dal 6 marzo 2019 al 21 ottobre 2020 ha ricoperto l'incarico di assessore alle attività produttive, turismo, cultura e spettacolo, quindi deleghe importanti soprattutto per lo sviluppo economico dell'Abruzzo. Qual è stato quindi il suo impegno in questo senso? Ma guarda, quella è una delega veramente importante, una delega che peraltro io volevo anche nel primo governo Chiodi, avevo chiesto anche per l'attività che svolgo, la libera professione che faccio, insomma, che chiaramente è molto indirizzata alle attività produttive, molto meno all'agricoltura, insomma, che è un impegno. Poi per motivi interni di quadratura andare all'agricoltura, che peraltro è un assessorato che devo dire mi è piaciuto, mi ha fatto fare un'esperienza meravigliosa, il mondo rurale che non conosco
conoscevo così bene come poi nei 5 anni ho conosciuto, è qualcosa di meraviglioso. Però era la mia, diciamo, indirizzo era quello di fare l'assessore già da allora delle attività produttive. Insomma, siccome uscivo dalla precedente amministrazione all'opposizione con alcune criticità che io avevo sempre evidenziato, eccetera, abbiamo lavorato soprattutto a recuperare quelle criticità. Intanto devo dire che ho lavorato molto, tantissimo sull'attività, sul turismo. Chi ci ha preceduto, cioè il governo D'Alfonso, 5 anni addirittura non abbiamo avuto l'assessore al turismo, quindi abbiamo dovuto rimettere in piedi su un settore importante, strategico per l'Abruzzo, e credo che con importanti risultati e soprattutto con una proiezione che si stava maturando. Poi è arrivato questo benedetto virus che ha bloccato un po' tutto, ma avevamo messo in piedi attività importanti. Tra l'altro un'attività che in Abruzzo non si aveva cognizione è quella della Film Commission. Ci sono nulla, non è che ho dovuto inventare qualcosa, basta vedere quello che avevano fatto altre regioni. Il turismo bisogna far conoscere la tua regione, e uno degli strumenti per farla conoscere, oltre alla promozione, che anche su questo abbiamo fatto molto, è ti dà la possibilità di fare dei film, e su quello abbiamo lavorato e abbiamo buttato le basi, e soprattutto continueremo a lavorare, perché mentre chi ci ha preceduto non ha messo nulla o quasi nulla come risorse, perché poi tutto si riporta alle risorse, io avevo indirizzato, e chi adesso ha preso il mio posto continua in quella direzione. Le dico una così, per fare un po' di pettegolezzo, come piace dire a voi giornalisti. Un giorno mi chiama il presidente Marsilio e mi dice: perché Nibali fa la pubblicità sulla radio per la regione Marche? Io ho detto: presidente, perché noi in bilancio abbiamo messo per la promozione abbiamo messo 150.000 euro. La Regione Marche ha messo 2,5 milioni. Quel passaggio che fa la Regione Marche, e lo fa bene, e lo fa continuamente, basta andare, costa 250.000 euro. Quando farai quello che io ti ho detto, metterai 15 milioni di euro, perché 2,5 milioni sono annui, quindi quando metterai 15 milioni sulla nuova programmazione 21-27, noi faremo molto di più di quello che fa la Regione Marche. E così succederà, perché queste sono le cifre che verranno messe sul bilancio. E poi, chiaramente, venendo con l'esperienza qua avuto come presidente e conoscendo, credo, bene la mia provincia, insomma, la provincia di Chieti, l'Abruzzo è la regione che è più industrializzata del centro-sud, anzi anche qualcosina in più. La provincia di Chieti è particolarmente industrializzata, senza nulla togliere alle altre, ma noi abbiamo, insomma, chiaramente la filiera dell'automotive, il distretto della pasta, eccetera, che fanno numeri importanti, e quindi il mio assessorato era un assessorato importante che guardava verso quella direzione. E qual è il suo pensiero riguardo il Covid collegato anche alla sanità? È un pensiero che credo, con un po' di realismo, io dico sempre che la mia generazione, la nostra generazione, è una generazione che non ha visto la guerra. Prima ogni 30-40 anni c'era una guerra, 3-4-5 anni, che portavano distruzioni, portavano tanto lutto, distruzioni e ricostruzioni. Noi non l'abbiamo visto, 75 anni senza conflitti, secondo me questa è una guerra di altra natura, sta facendo anche qui tanti lutti, tantissimi, che qualche imbecille, questi che non credono, credo che invece i numeri siano alla portata di tutti, lo vedono, non credo che non ci sia nessuno che non ha avuto amici, parenti, conoscenti morti per questo benedetto virus, tante situazioni, sta portando purtroppo gli stessi danni di una guerra vera a livello economico. Si sta reagendo a livello mondiale, a livello economico, quindi si riesce un po' a tamponare, ma i danni
anni che quando finirà questo, pertanto insomma, diciamo che oramai siamo, io credo che con i vaccini si andrà verso il recupero pieno, ci vorranno ancora 3, 4, 5 mesi diciamo, per avere una certa situazione di tranquillità, poi bisogna ricostruire. Io sono fiducioso perché dico che dopo la peste c'è il rinascimento e credo molto nel rinascimento. Questa visione ottimistica le fa onore. E, per quanto riguarda invece... Dobbiamo essere ottimisti, soprattutto lo dobbiamo per i nostri ragazzi. Se vogliamo che i nostri figli, i nostri nipoti, per quanto mi riguarda, soprattutto per mio nipote, avendo insomma, mia figlia oramai già un percorso professionale avviato, se li vogliamo tenere vicino a noi, se li vogliamo tenere in Abruzzo, dobbiamo lavorare guardando il futuro, guardando con ottimismo e soprattutto crederci. Assolutamente. E qual è, secondo lei, come vede il futuro di questa giunta regionale? Ma noi avevamo intrapreso un buon percorso, adesso questo percorso purtroppo si è bloccato, già ci è successo, mi è successo con, prima lo ricordavo, col terremoto dell'Aquila, dopo 100 giorni abbiamo avuto il terremoto che ci ha bloccato un po' e tanti problemi. Questa volta la stessa cosa, però vedo che insomma, si è affrontati tanti argomenti e credo bene, lo dico insomma, anche con un po' di orgoglio perché stiamo lavorando adesso alla riprogrammazione comunitaria e credo che l'Abruzzo per la prima volta avrà tante tante risorse perché noi siamo, era finita la programmazione dei 7 anni, 14-20, prima c'è stata il 2007-2013 e prima ancora le altre, 2000-2006, adesso ci sarà la 21-27, avremo tante risorse come ogni volta avviene quando c'è una nuova riprogrammazione e sono i fondi nazionali. Per capirci, il famoso master plan di D'Alfonso che non era altro che l'IFSC della programmazione precedente, piaceva il nome, eccetera. In più ci sono i famosi tre fondi comunitari che ogni 7 anni vengono, l'FSE, il FERS e il FEARS per l'agricoltura. E già queste sono cifre importanti. A questo va aggiunto la cifra più importante che oggi rappresenta il recovery plan e sono risorse importanti. Io credo che l'Abruzzo tra tutto arriverà a prendere da 3 miliardi e mezzo a 4 miliardi di risorse. Ecco. Mi sembra che questo governo regionale stia lavorando già da tempo a fare le grandi scelte strategiche, non il master plan 387 progetti per accontentare tutto e tutti sui territori. Ci siamo dati una regola che è quella di fare le grandi opere strategiche. Noi abbiamo un problema che oramai tutti quanti denunciamo da sempre, io lo ricordo da sempre, l'erosione della costa. Finalmente c'è uno studio serio, importante, che è stato presentato dall'università, che abbiamo approvato, 154 milioni di euro per l'erosione della costa. È un problema che va risolto. Va risolto perché rappresenta turismo e quindi entrate importanti per la regione Abruzzo, va risolto perché è giusto risolverlo rispetto anche ad altre attività produttive che ci sono, eccetera. Quindi bisogna fare quello. Noi dobbiamo fare scelte strategiche. Abbiamo il problema del raddoppio dell'autostrada perché è vergognoso che si fermi alle Marche, non arrivi. Abbiamo la necessità di collegarci con Roma in maniera veloce, qui i fondi ci arriveranno finalmente, insomma è stata finalmente scritta la cifra giusta e messa in uno strumento di programmazione nazionale con fondi europei e quindi sicuramente si farà, bisogna lavorare. Noi abbiamo avuto l'approvazione della ZES finalmente dopo anni, questo è un altro strumento, cioè la zona economica speciale che ci permetterà di quantomeno di dare delle risposte al sistema industriale che prima ricordavo importante che noi abbiamo per far fronte anche ai problemi che ci sono oggi con il dramma del virus, ma io le posso dire che il fatto di avere la ZES ha permesso all'Abruzzo comunque di essere visto dal mondo diciamo dell'imprenditoria in maniera diversa. Noi abbiamo avuto la fortuna fino al 94 di essere in obiettivo 1, quindi
le grandi aziende, la Sevel, l'Onda, insomma le tante aziende che sono venute in Abruzzo avevano le stesse agevolazioni che hanno le regioni del sud, la Calabria, la Campania, la Sicilia. All'improvviso quelle agevolazioni si sono fermate e l'Abruzzo ha cominciato ad avere problemi. Oggi la ZES, dandoti quella possibilità di ridare queste agevolazioni, e l'Abruzzo, essendo una regione che ha una caratteristica diversa rispetto alle altre regioni del sud, dove insomma, tutto sommato in Abruzzo abbiamo ancora un'isola felice, non abbiamo problemi di altra natura, sto parlando chiaramente di altri problemi come la mafia, come la camorra, eccetera, quindi molti imprenditori vedono l'Abruzzo come… e abbiamo un sistema infrastrutturale importante a cui gli imprenditori chiaramente guardano favorevolmente, e questo ci sta aprendo, abbiamo tante richieste di insediamenti che io vedrà che si riusciranno a concretizzare. Faccio due esempi: quello che è successo a San Salvo con l'impianto logistico di Amazon, più grande investimento credo negli ultimi anni, lì si parla di un investimento di oltre 250 milioni di euro, porterà con l'indotto circa 3.000 nuovi posti di lavoro. Abbiamo altre due grandi richieste di impianti logistici, uno credo che lo centreremo a giorni, insomma. Quindi sono cose che tangibili. Il fatto che abbiamo riconvertito immediatamente, risolto il problema della Yokohama, quell'azienda multinazionale presente su Ortona che ha deciso di chiudere perché con questa crisi che c'è, il Giappone ha deciso di far rientrare tutte le proprie aziende dall'estero, e quindi una di queste è la Yokohama. Abbiamo trovato un grande imprenditore con la I maiuscola italiano che ha rilevato quell'azienda e ha conservato gli stessi lavoratori, anzi si è impegnato nel giro di 3 anni a raddoppiare il numero di lavoratori, e questo lo stiamo facendo anche in altre, su altre tipologie di imprese che a giorni e insomma, nel tempo presenteremo con degli ottimi risultati. E due parole sul turismo montano, gli impianti da sci. Beh, siamo una regione piccola dove abbiamo tutto, perché è tutto a pochi chilometri con delle belle infrastrutture, continuo a dirlo: mare, collina, montagna, montagna, alta montagna, insomma, dico le cose che ci siamo sempre detti, però vanno ridette e vanno capite che sono quelle l'importanza che abbiamo. Sci a Passo Lanciano vedi il mare Adriatico, sci sul Gran Sasso, e quando è bel tempo riesci a vedere addirittura sia l'Adriatico e sia il Tirreno, quindi credo che non ce l'ha nessuno, però magari negli anni abbiamo trascurato di crederci in queste cose. Prima lo dicevo, la Film Commission, la promozione del territorio, noi vedi, abbiamo fatto la scelta che adesso vedo che le opposizioni fanno finta di contestare, quella del Napoli Calcio, no? Voglio dire, quello del Castel di Sangro è una zona interna, importante perché è un territorio dell'Alto Sangro, perché non è solo Castel di Sangro, ma c'è Roccaraso, tutto quel territorio che deve essere intanto destagionalizzato, cioè non solo per sciare e quel po' di attività, ha la possibilità di avere impianti sciistici e sportivi di altissimo pregio. Abbiamo fatto il contratto con una società che è il Napoli Calcio, Campania, 6 milioni di abitanti a 4 passi, che già vengono in Abruzzo, verranno molti di più. Quella è promozione turistica, avere mentre intervistano il Napoli Calcio, il presidente, l'allenatore, i giocatori, Insigne e gli altri che mentre parli con la scritta Abruzzo, credo che sia un reclamo importante. Mentre gioca il Napoli, purtroppo siamo sfortunati perché è successo quello, ma lì esce la scritta Abruzzo. In quel territorio, no? Quest'anno, primo anno, con il Covid, cioè per un mese, per 15 giorni abbiamo avuto tutta la stampa nazionale e internazionale puntata sull'Abruzzo, sul Castel di Sangro e sull'Alto Sangro. Prossimo anno ci auguriamo che ce ne sia molto di meno. Io vi dico sempre, no? Il Trentino, un'altra piccolissima, microscopica regione che non ha le stesse industrie che abbiamo noi, non ha l'agricoltura che abbiamo noi, è tanto famosa. Perché il Trentino spendeva 900.000 euro per il Napoli e tutti a battere le mani, l'Abruzzo spende 1 milione
e qualcuno lo contesta. Cioè, il Trentino non ha nessun ritorno rispetto, se non un fatto d'immagine, che abbiamo noi. Ma noi abbiamo i napoletani, i campani che verranno a flotte. Noi abbiamo avuto 15, un mese, tutto pieno in quel comprensorio. Non c'era un posto letto libero, non c'era un ristorante libero. E ripeto, eravamo sotto questo maledetto Covid. Quando il Covid andrà via, beh, io mi auguro che il Napoli ce lo rinnovi il contratto. Ma quello bisogna fare, quella è promozione. Se io, noi abbiamo fatto la promozione televisiva dell'Abruzzo, perché poi si parla, ma forse si studia poco, ma non, io lo dico perché me lo hanno spiegato i tecnici, no? Perché non mi piace fare il tuttologo. Noi abbiamo fatto la promozione dell'Abruzzo quando è ricominciato il campionato, con una partita di Coppa Italia, Milan-Juventus-Napoli. Fare la promozione prima che cominciasse la partita, perché l'abbiamo voluta nel momento in cui c'era il massimo degli spettatori, quello è costato 41.000 euro. Cioè, così si spendono i soldi bene per fare la promozione. Il commercio è fatto di promozione, il turismo è commercio. Se tu non ti fai conoscere, beh, è inutile che ce lo diciamo tra di noi, che abbiamo la montagna più bella, ma lo devono sapere gli altri, ci devono credere gli altri, mica ci dobbiamo credere noi. Noi lo sappiamo, che noi abbiamo la possibilità delle zone interne di fare quello che oggi è il famoso turismo lento, e noi ci abbiamo tutto per farlo. Beh, se io lo so, tu lo sai, lo sanno gli abruzzesi, ho capito, ma non lo dobbiamo sapere noi, lo devono sapere gli altri che devono venire, se no giochiamo a qualcos'altro, giochiamo. Eh sì, l'Abruzzo ha tante risorse da valorizzare. Come vede il futuro di Forza Italia? Ma io credo che il futuro di Forza Italia, insomma, noi abbiamo avuto momenti importanti, con percentuali importanti, abbiamo avuto un momento di difficoltà che stiamo superando abbondantemente bene, e credo che aver avuto la costanza e rimanere fermi lì senza fare movimenti strani, senza farsi coinvolgere da questo populismo che dilaga, credo che alla fine premi, e sono convinto che, insomma, già adesso finalmente, almeno le ultime proiezioni ci danno un partito che viaggia, abbiamo superato la percentuale di una cifra, quindi viaggiamo a due cifre, l'ultimo sondaggio ci dava il 10,6, ma io sono convinto che andando avanti, avendo all'interno della compagine governativa una bella squadra di ministri, soprattutto lavorando sui territori in maniera seria, senza fare false promesse, senza insomma, dire tante cose che magari oggi vedo e sento, perché poi la realtà di chi amministra è completamente diversa da quella che si fa quando si dicono alcune cose lungo le strade o su internet, che sicuramente uno strumento validissimo, vedo che insomma spesso viene usato peraltro. Io credo che riusciremo ad avere quell'importanza che abbiamo all'interno del centrodestra, e questa è la cosa importante. L'importante è che Forza Italia rimanga nel centrodestra. Siamo stati il partito fondatore del centrodestra e dobbiamo, secondo me, rimanere la guida del centrodestra, riprendere la guida del centrodestra. Prima di salutarci voglio ricordare un'altra curiosità, ovvero che nel 2014 un sondaggio condotto dal quotidiano Il Centro incorona lei come sindaco ideale per la città di Chieti. Già nel 2009 ho avuto quel risultato importante, 64,4, che non ha avuto mai nessuno. Chiaramente credo che, insomma, tra le cose che io sono tre volte che mi candido alla regione, per tre volte, nonostante grossi personaggi mi si siano candidati contro, sia dall'interno della coalizione sia dall'opposizione, sono tre volte che la città di Chieti mi premia con il maggior numero di voti. Quindi credo che tra Mauro Febbo e Chieti ci sia un ottimo rapporto, e questo rapporto magari porta anche a quelle considerazioni. Prima o poi ci faremo un pensiero per arrivare anche ad amministrare la città di Chieti. Allora, grazie al capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo per essere stati con noi. La nostra rubrica Incontro Con finisce qui.